Gloria a Dio, pace del Signore, cari fratelli, amen, e care sorelle, il Signore vi benedica a tutti quanti voi, gloria a Dio, vi saluto nella pace del Signore, cari fratelli, benedetto sia il Signore, amen, benedetto sia Cristo, cari fratelli, a Lui va la gloria, l'onore. Perché lui è degno di essere onorato, lui è degno di essere innalzato, perché lui è il nostro Signore, lui è il nostro Salvatore, lui, alleluia, è il Re dei Re, lui è il Salvatore, cari. Amen, gloria a Dio. Vi saluto nell'amore del Signore a tutti quanti voi. Voi che ascoltate questi video in diretta per la gloria del Signore, per edificarci nella fede, fratelli, amen, per edificarci ognuno di noi, questi video sono per la gloria di Dio. Questi video che facciamo in diretta sono per la gloria del Signore, amen. Questi video non sono per vantarci, per farci vedere, ma questi video, gloria a Dio, sono per la gloria del Signore. Amen. Tanti pensano che questi video sono per farci vedere, per vantarci, per farci vedere noi come siamo. No, fratelli. Questi video che facciamo in diretta sono per la gloria di Dio, per glorificare il nome del Signore, per testimoniare ciò che il Signore ha fatto nella nostra vita. Ciò che il Signore fa nelle nostre vite, per leggere il Vangelo in diretta anche. Gloria a Dio. Amen. A Dio tutta la gloria, cari nel Signore. Benedetto sia Dio. Sono qua con il caro fratello Beniamino. Pace ai miei amici, che il Signore vi benederà con potenza e con forza. Karabasha, Cristo è Baraka, lodato nel nome del Signore, che vi benedica la Karabashi. vostra famiglia. Onnipotente e grande è il Signore, ma noi siamo come polvere davanti al Signore, ma voi dovete dare gloria al Signore. Noi siamo qua per divertirsi, ma siamo qua per predicare il Vangelo di Cristo. Cristo vive. Amen. A Lui sia la gloria e la grazia. Benedetto Dio, Lui può Amen. darti la gioia. Caro mio, prega il Dio. Che Dio veramente esiste, Lui è luce del mondo, pace a voi. Amen. Gloria a Dio, carissimi nel Signore, un caro fratello. Amen. Beniamino, un caro fratello. Amen. Un servo del Signore e pieno di fuoco, gloria a Dio. Usato dal Signore tanto. Amen. Al di là dei nostri difetti, il Signore si usa di noi, fratelli. E il Signore si vuole usare anche di te, caro fratello. Oh, alleluia! Rababababababasha! Takara! Andarabashai! Oh, gloria a Dio, il Signore si vuole usare anche di te. Amen. E questa sera parliamo di questo. Amen. Meditiamo su questo. Alleluia, Shalabachia. Amen. Il Signore si vuole usare di te, non solo di noi. Il Signore si vuole usare di te. Il Signore si vuole usare di te. Oh, alleluia. Amen. Ma se tu vivi nella carne, come fa a usarti il Signore? Se tu vivi ancora nel peccato, nei vizi, come fa il Signore a usarti di te? Oh, rabababababasha, fratello, il Signore si usa di quelli che hanno lo spirito, per quelli che si santificano, per quelli che vivono la parola, per quelli che vivono il Vangelo. Il Signore si usa di loro. Il Signore non si usa dei peccatori. Il Signore non si usa del mondano. Oh, labakalabasa, il Signore non si usa del mondano. Amen. Ma il Signore si usa di quelli che sono ripieni di Spirito Santo, alleluia. Chi ha orecchie da udire, oda questa sera, gloria a Dio. Amen. Questo messaggio vale anche per noi, fratelli. Oh, alleluia. Rabakarabasha, bakalabasulia. Gloria a Dio, carissimi del Signore. Amen. Per farci usare dal Signore,
Amen. Dobbiamo vivere nello Spirito, fratelli. Per farci usare dal Signore dobbiamo vivere il Vangelo. Alleluia. Dobbiamo, fratelli, vivere questa parola. Oh, alleluia. Vivere questa parola, fratelli. Amen. Oh, alleluia. Corrabatai. Macalabascia. Alleluia. Amen. Dobbiamo vivere il Vangelo, fratelli, per essere potenti strumenti nelle mani del Signore. Amen. Io non posso vivere nella carne, fratelli, e poi vado fuori a predicare. Io non posso vivere nella mondanità del mondo, nei desideri carnali, e poi vado a predicare fuori nelle strade. No, fratelli, io non ce la farei. Oh, alleluia, il Signore lo sa, io non ce la farei, fratelli. Amen. Ma per essere usati dal Signore, con la potenza dello Spirito Santo, alleluia, dobbiamo aggrapparci al Signore, dobbiamo cercarlo ogni giorno. Dobbiamo santificarci ogni giorno, dobbiamo pregare ogni giorno, dobbiamo stare alla sua presenza ogni giorno, dobbiamo ravvederci ogni giorno, dobbiamo pentirci ogni giorno, perché la Bibbia dice che l'uomo, alleluia, cade 7 volte al giorno. Amen. Chiunque tu sia un pastore, tu cadi. La Bibbia dice. Amen. Nessuno è perfetto davanti al Signore. Ma ci dobbiamo pentire ogni giorno. Raba, canda, rassia. Amen. Alleluia. Ci dobbiamo pentire ogni giorno, fratelli, perché noi siamo umani. Non dire, io non pecco, io sono giusto davanti al Signore. Perché fai bugiardo te stesso. Talabashi, perché tutti sono peccatori. Ma Karabasha, ma col sangue di Gesù siamo lavati. E ci dobbiamo pentire ogni giorno. E dobbiamo evitare, gloria a Dio, dobbiamo stare aggrappati al Signore, dobbiamo vivere in santità, dobbiamo vivere nella comunione dello Spirito Santo, dobbiamo stare aggrappati al Signore, aggrappati a Gesù continuatamente, fratelli, santificarci, anima, corpo e spirito. Amen. Anche il corpo dobbiamo santificare. Io non posso camminare canottiere fuori. Farmi vedere i tatuaggi, i muscoli. Se tu sei un fratello, alleluia, tu non puoi andare in canottiere per i tatuaggi, farti vedere i muscoli. Oh, alleluia, questo non sei un servo di Dio, te lo devo dire. I veri servi di Dio santi, si santificano anche per te, se tu sei una sorella. Tu non puoi mostrare il tuo corpo. Oh, alleluia, tu non puoi far diventare il tuo corpo strumento di peccato, sorella. Santo Dio, cara Mashai. Amen. Tu non puoi far diventare il tuo corpo strumento di peccato. È per questo che l'Apostolo Paolo disse, il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo. Il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo. Amen. Il nostro corpo, fratelli, è tempio dello Spirito Santo. Noi dobbiamo santificare anche il nostro corpo e la nostra anima e il nostro spirito. Tutte e tre insieme, fratelli. Anima, corpo e spirito. Dobbiamo consacrarci al Signore e là il Signore si usa di noi, fratelli. Oh, Rabakatasha! E là il Signore prende il comando di noi, fratelli. Là il Signore si usa di te. Là il Signore che ti apra la bocca, là che il Signore ti riempi di spirito. Alleluia. Amen. Vuoi essere usato dal Signore, fratello? Tu devi stare aggrappati a Lui. Devi stare aggrappati a Gesù. Alleluia. Anda carabascia. Se tu vuoi essere potente, strumento nelle mani del Signore, devi aggrapparti a Gesù. Sai cosa devi fare? Devi aggrapparti al Signore. Amen. Vogliamo leggere i versetti nella Bibbia, in Atti al capitolo 9, Talabasha, Korabashia, al capitolo 9, al versetto 15, gloria a Dio, alleluia. Guidaci, Padre, parlaci nella tua parola, Signore. Orche malatarabasha, parlaci, Padre, nella tua parola, Signore. Siamo qua a meditare la tua parola preziosa. Re che metelebesci, prendi il comando, prendi l'autocontrollo in ogni cosa. Parla ai miei fratelli, parla a me, parla a mio fratello. Nel nome di Gesù Cristo, Padre.
Nel nome di Gesù, Padre, parla, parla, Padre, abbiamo bisogno, Signore. Nel nome di Gesù, amen. Amen, fratelli, amen. Gloria. Amen, amen, e gloria al Signore. Amen. Qua leggiamo dell'Apostolo Paolo, fratelli, amen. L'Apostolo Paolo, quando si convertì, della sua conversione, fratelli. L'apostolo Paolo, gloria a Dio, era un strumento nelle mani del Signore, fratelli. Ma stesso il Signore lo disse a Catarabascià. Amen. Stesso il Signore lo disse quando mandò Anania. Amen. A fargli recuperare la vista. Calabascià. Alleluia. Il Signore questa mattina vuole aprire i tuoi occhi. Questa sera, scusate. Questa sera il Signore vuole aprire i tuoi occhi. Alleluia, affinché tu sia strumento nelle tue mani, potente. Amen. Perché la Bibbia dice, noi siamo il sale della terra. Se il sale diventa insipido, che cosa si salerà la terra? Fratelli, ricordiamoci come disse il Signore, una luce posta sul monte non può essere nascosta. Noi, per la gloria di Dio, siamo luce del mondo, fratelli. Amen. Gesù lo disse, siamo luce del mondo, caro fratello. Alleluia. Che il Signore ci aiuti, fratelli, a essere veramente dei suoi strumenti nelle tue mani. E qua leggo questo versetto, gloria a Dio, per capire come il Signore usò l'Apostolo Paolo, come il Signore fece strumento l'Apostolo Paolo, fratelli. Amen. Gloria a Dio. Apriamo in Atti degli Apostoli, Calabatarabascià, al capitolo 9, al versetto 15. Ma, gloria a Dio, dice così la parola del Signore, ma il Signore gli disse, va, perché colui è un strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, ai re e ai figli di Israele, poiché io gli mostrerò quando cose egli deve soffrire per il mio nome. Amen. Amen. E gloria a Dio, fratelli. Amen. Fin qui la parola del Signore. Padre, parlaci in questa parola meravigliosa, Signore. Signore, parla al mio cuore. Signore, parla al mio cuore di mio fratello, Signore, di mia sorella, Padre. Nel nome di Gesù, Signore, che tu possa parlare ai nostri cuori. Prendi l'autocontrollo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio, carissimi fratelli. Gloria a Dio. Qua si parla di Paolo, dell'Apostolo Paolo. Amen. Gloria a Dio. Lui era un bestemmiatore, fratelli. Lui perseguitava i discepoli del Signore. Il Signore perseguì, scusate, l'Apostolo Paolo perseguitava i discepoli del Signore, li incatenava. Amen. Faceva le stragi contro i discepoli del Signore, l'Apostolo Paolo. Ma il Signore si usò di lui. Il Signore fece un strumento nelle sue mani potenti, fratelli. Il Signore convertì il suo cuore. Il Signore l'ha scelto e questa sera il Signore ti vuole scegliere. Questa sera non importa chi sei, ma se tu dai il tuo cuore al Signore, il Signore si userà di te. Se tu ti penti, questa sera, se tu ti converti, questa sera il Signore si userà della tua vita. Il Signore vuole usarti, ma ci deve essere un pentimento. L'Apostolo Paolo si pentì. L'Apostolo Paolo disse, chi sei, Signore? E il Signore gli disse, io sono Gesù che tu perseguiti. Ti è duro reciclitare contro i pungoli? Allora egli, tutto tremante e spaventato, disse, Signore, che vuoi che io faccia? E il Signore gli disse, alzati ed entra nella città. E ti sarà detto ciò che devi fare, ma carabascià, atarabasuria. Gloria a Dio, alleluia. Questa parola è potente, fratelli.
Quando Paolo ha conosciuto la voce del Signore, lui subito si pentì, fratelli. Lui disse: cosa vuoi che io faccia, Signore? Quando sentì la voce di Gesù, quando lui sentì la voce dal cielo, questa sera il Signore ti sta chiamando al pentimento. Questa sera il Signore ti sta chiamando a rivederti. Questa sera il Signore ti sta chiamando. Oh, alleluia. Non fare passare troppo tempo. Pentiti oggi, pentiti stasera. Davanti al Signore riconosci che il Signore ti sta chiamando. Non importa chi sei tu. Se tu ti penti, il Signore si userà di te. Se tu ti penti, il Signore farà strumenti potenti nelle sue mani. Ma tu devi riconoscere la voce del Signore. Tu devi riconoscere la voce di Cristo. L'Apostolo Paolo disse: oh, alleluia, gloria a Dio, benedetto il Signore. Egli, tutto tremante e spaventato, gli disse: Signore, che vuoi che io faccia? Oh, alleluia, benedetto il Signore. Oh, gloria a Dio. La maggior parte, carissimi, nel Signore. Amen. Tanti ci sono ancora che si reputano cristiani, ma non lo sono. Vanno al culto, seguono i culti, vanno alla scuola domenicale, ancora non sono convertiti. Ancora non hanno fatto un'esperienza col Signore. Oh, gloria a Dio. Tanti ci sono che vanno ogni giorno al culto, ogni domenica, ma ancora si devono convertire perché hanno il cuore duro, hanno il cuore malvagio. L'Apostolo Paolo riconobbe il Signore, la voce di Cristo. L'Apostolo Paolo sentì quella voce. Oh, alleluia, garabassia. Io sono Gesù che tu perseguiti. Allora egli, tutto tremante e spaventato, disse: Signore, che vuoi che io faccia? E il Signore disse: alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Amen. Oh, alleluia. Oh, gloria a Dio. Hai dato il tuo cuore al Signore? Hai dato il tuo cuore al Signore? Amen. Hai dato il tuo cuore al Signore? Ti sei convertito al Signore? Ma ancora no. O fai passare del tempo? Perché la Bibbia dice: non sapete né il giorno e né l'ora quando io verrò. Verrò come un ladro nella notte. Ripeta, Signore. Ma carabascià, Gesù, svegliati. Gesù vuole entrare nel tuo cuore. Svegliati. Gesù ti sta chiamando al pentimento. Gesù vuole togliere il tuo cuore di pietra. Amen. Gesù ti vuole liberare. Se tu ancora non devi accettare il Signore, se tu ancora non devi accettare il Signore, tu hai bisogno di essere liberato. Il tuo cuore è incatenato da Satana. Gesù ti vuole liberare. Gesù ti vuole guarire. Alleluia. Padre, nel nome di Gesù abbi pietà. Padre, libera. Tarabashakaraba. Libera, Padre. Oh, alleluia. Ripeto, tanti ci sono. Tanti ci sono che vanno al culto, seguono i culti da un anno, da 2 anni, ancora si devono convertire. E se tu sei uno di quello, ti dico questa sera, pentiti, perché il Signore sta per ritornare. Se non ti trova pronto, ti perderai. Rimarrai su questa terra, rimarrai su questo mondo. Non ti perdere, cerca il Signore. Aggrappati a Lui con tutto il tuo cuore. Amen. Amen. Gloria a Dio. Dio ci aiuti. Alleluia. Io quanto ho conosciuto il Signore. Ho dato il mio cuore al Signore. Gloria a Dio. Non sono passati anni, ma ho dato il mio cuore subito al Signore. Alaba shakalaba. Torra karabashi karaba. Oh, alleluia.
L'apostolo Paolo disse: Signore, che vuoi che io faccia? Il Signore vuole questo da te? Digli, Signore. Amen. Il Signore vuole questo da te. Il Signore, caro fratello, ti vuole usare di te. Amen. Caro fratello, tu che mi ascolti, tu che sei un evangelico pentecostale, tu che ti consacri al Signore. Amen. Aggrappati al Signore perché Lui... Amen. Caro fratello, scusate la linea. E dicevo, caro fratello e cara sorella, voi che siete i miei fratelli in Cristo. Voi che siete i miei fratelli in Cristo. Amen. Gloria a Dio. Per essere strumenti nelle mani del Signore, santifichiamoci. Aggrappiamoci al Signore. E Lui si userà di noi, come usò l'Apostolo Paolo. Amen. A Dio tutta la gloria. Amen. Alleluia. A Dio tutta la gloria. Amen. Abashuria. Karabasha. Ebarai. Karabasha. Avvi pietà anche di loro, Signore. Usaci, Signore, avvi pietà. Veramente. Santo tuo nome. Il Signore ci benedica, cari fratelli. Vi faccio dare anche un saluto dal fratello Beniamino. Amen. Alleluia. Pace del Signore, che vi benedica la vostra famiglia. Dio sia con voi, benedetto nel nome del Signore. Che Gesù vi benederà tutta la vostra famiglia. Lui vi ama, Lui può perdonare tutti i giorni i vostri peccati. Non dovete peccare, e il peccato porta alla morte. Dovete seguire la giustizia del Signore, dovete pregare a Dio. Solo Lui ti ama, caro mio fratello, mio bello mio. Lui è Salvatore, Lui è Onnipotente. Gloria nel nome del Signore, che Dio vi benederà tutta la vostra famiglia. Amen. Seguite il Signore, cari miei. Io ti prego, segui il Signore. Se tu sei un ateo, se tu sei un fumatore, non fumare più. Stai rovinando la tua gioventù, stai rovinando la tua vita, stai rovinando la tua vita. Non devi fumare più, perché le sigarette ti fanno male, distrugge tutto. Anche io ero uguale come te, anche io fumavo le sigarette. Ma grazie al Signore Gesù, che Lui è entrato nel mio cuore e Lui mi ha liberato delle sigarette. Grazie al Signore, grazie a Dio. Questo vuole Dio da te. Dare il tuo cuore avanti al Signore, che Egli ti benedirà. Pace del Signore. Amen. Amen. Il Signore vi benedica. Amen. Karabasha. Alleluia. Amen. Il Signore vi benedica, cari, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Karabasha katarabà. Gloria a Dio, Padre, nel nome di Gesù. Ungi i miei fratelli, Padre. Metti questo fuoco che tu ci hai dato anche a noi, Padre. Nel nome di Gesù, dagli anche a loro il fuego rabacaia. Mandi la potenza sui miei fratelli e sulle mie sorelle. Nel nome di Gesù, questo fuoco, questa potenza, Padre. Tarraba carraba, shama carrabata. Alleluia, rabacchia. Oh, gloria a Dio, la potenza, fratelli. Amen. Gloria a Dio, amen. Che il fuoco non si spegne. Amen. Sempre accesa, amen. Nel nome di Gesù. Amen. Shalom, shalom, alleluia.